30 settembre 1977. Nel quartiere Balduina a Roma, un gruppo di giovani di sinistra sta distribuendo volantini per protestare contro il ferimento di una loro compagna, Elena Pacinelli, avvenuto la sera prima. Dietro un blindato della polizia c'è un gruppo di neofascisti. Due persone si staccano dal gruppo e fanno fuoco contro i giovani di sinistra. Walter Rossi, 20 anni, militante di Lotta Continua, è colpito mortalmente alla nuca. I colpevoli saranno identificati molti anni dopo, Alessandro Alibrandi e Cristiano Fioravanti, ma in seguito alla morte di Alibrandi il procedimento penale viene archiviato. Fioravanti viene prosciolto nel 2001.